Amici di Più3, eccoci ancora insieme. Abbiamo passato più di 2 mesi insieme durante la quarantena a vivere insieme il Fantacalcio dei Sogni e a vivere insieme dei momenti di cultura sportiva importanti perché abbiamo presentato tanti libri, tanti campioni, tanti gioielli della letteratura sportiva e insieme siamo riusciti ad arrivare fino ad oggi, che è la giornata conclusiva del nostro progetto in cui presentiamo i grandi libri di sport, le grandi biografie di sport, con quello che è il campione per me, ma credo per tanti di voi, il campione dei campioni. Io presento immediatamente il nostro ospite di oggi, Paolo Rossi. Grazie di essere su Grazie, Più3. grazie, che presentazione fantastica. È Sì, il minimo, è il minimo. mi fa piacere essere qui e parlare con te. Diamoci del tu, naturalmente, Molto volentieri. anche perché a me danno tutti del tu, no, è perché sono familiare oramai a tutti. Evidentemente, sono anni, decenni oramai che la gente si è abituata a vedermi, no? E quindi tutti, anche quelli che non mi conoscono, però pensano di conoscermi, nel senso che pensano di avere questo tipo di confidenza, perché tutti mi danno del tu, non c'è nessuno che mi dà del lei. Io sono partito dandole del lei, ma adesso, dato che mi hai dato la possibilità, No, no. io sono contentissimo di Sì. poter chiacchierare con te e di presentare quello che è il Sì. libro che hai scritto con tua moglie Federica Cappelletti. Quanto dura un Esatto. attimo? Edito da Mondadori, a Sì. disposizione da qualche mese per tutti gli amanti del calcio, delle belle storie di calcio, un libro che comincia nel modo in cui le cose finiscono e finiscono al meglio. Ci vuoi dire tu la scelta di cominciare la tua biografia, da dove nasce? Sì, dunque, tra l'altro questo libro nasce a colazione con mia moglie, nel senso che se ne parlava, io gli raccontavo qualche volta la mattina quando prendiamo il caffè al mattino, lei che non ha sostanzialmente vissuto in pieno, perché lei aveva 10 anni, essendo anche una ragazza, una femmina, forse l'82 è stato il primo mondiale in cui possiamo dire si sono avvicinate le donne al calcio anche. Prima il calcio era uno sport prettamente maschile, sia dagli addetti ai lavori, anche diciamo, tra il pubblico, non c'era molto l'intrusione e molto interesse da parte della. L'82, secondo me, è una data in cui cambia un pochino, le donne incominciano a occuparsi e a interessarsi anche di sport. E lei, che non aveva vissuto quel mondiale, così come l'hanno vissuto molti tanti altri, è rimasta un po' affascinata e colpita dai miei racconti, da come gli raccontavo le cose. Soprattutto nasce da quella partita della finale Germania-Italia del 1982, in cui io racconto a lei l'ingresso in campo, cioè quali sono, come dire, quali erano state le sensazioni, proprio le emozioni, che non sono facili da descrivere perché è un qualcosa che ti porti dentro, che c'hai dentro, ma descriverle a parole non è semplice. E allora io ho cominciato a raccontargli che la prima cosa che ricordavo era questo, il tic-tic dei tacchetti di calcio, prima di entrare dentro. C'è un tunnel al Bernabéu, adesso non so se è cambiato, sono trascorsi 38 anni, o se il tunnel è sempre quello, in cui sentivi proprio il ticchettio dei tacchetti di calcio e incominciavi, e poi c'era una separazione, c'era una rete che separava una squadra dalle altre, proprio nell'ingresso, e tu incominciavi a guardare i tuoi avversari, quindi lì cercavi di osservarli, di guardarli negli occhi, di capire un po' come stavano. Queste sono sensazioni che mi sono rimaste. E poi ce ne sono molte altre, ovviamente, ma il libro inizia così, è proprio questa la scena, è come se fosse la scena di un film, sostanzialmente, che tu entri e poi appena metti il primo piede dentro, e poi si mischia tutto, incominci a pensare a mille cose, ti ripeti quello che devi fare in campo. È una metodologia un po', diciamo, classica di ogni calciatore, che ha come abitudini, come cose. E da lì invece poi parte, come dire, c'è l'inno, ci sono tutta una serie di cose. Al fischio d'inizio, sostanzialmente, quando inizia la partita,
con la testa io torno indietro di quando ero bambino. Lì c'è un po' tutto il libro, si parte da quando io giocavo a 6 anni in mezzo agli ulivi a Santa Lucia di Prato, ci sono ricordi di mia mamma, del prete, del coro, di quello che ha istituito la prima squadra, che ha fondato sostanzialmente la prima squadra dei ragazzini. E insomma, e poi c'è tutto un percorso della mia carriera che non è una carriera, se vogliamo, semplicissima, perché molti di me hanno quel tipo di immagine che è legata profondamente alla maglia azzurra, ai gol con la nazionale, al mondiale, a quella Coppa del Mondo, ma dentro alla mia carriera ci sono tante cose, molte positive, ma molte anche negative. E quindi è la storia sostanzialmente della mia carriera e della mia vita, che è una vita fatta veramente di alti e bassi, come credo la maggior parte della vita di tutti, insomma, ecco, non è la mia una storia unica, ma se vogliamo è unica nel genere in cui si è realizzata e in cui sono riuscito poi a ottenere i risultati che sono riuscito a ottenere, insperati, incredibili, forse belli anche per quello, perché quando meno tu ci pensi o te l'aspetti, arrivano i risultati, però arrivano sempre, come dire, mai casuali, ma arrivano sempre attraverso una serie di componenti che tu devi avere necessariamente, insomma, perché io dico il talento è importante, perché senza il talento è difficile in qualunque settore della tua vita, e se non hai un minimo di talento è difficile che tu riesca ad emergere, però insieme al talento devi metterci tante altre cose, perché il talento da solo non è sufficiente, insomma. Mi ricollego proprio a questa tua ultima frase. A proposito di talento e delle tante altre cose che bisogna metterci all'interno dell'impegno per arrivare a un risultato, per arrivare al risultato di quanto dura un attimo il tuo libro scritto con tua moglie Federica Cappelletti, c'è stato il talento tuo in campo nel racconto e il talento suo anche nello scrivere, perché ricordiamo che Federica è una bravissima giornalista e hai avuto l'occasione in casa di trovarti chi ti aiutava a scriverlo. No, sì, fortunatamente è successo proprio questo. No, lei è, devo dire che è stata bravissima, mia moglie, a trasportare tutte le emozioni e le sensazioni che io gli raccontavo, perché era quello che volevo che ci mettesse dentro sostanzialmente il cuore, dentro alla sua scrittura. Io credo che ci sia riuscita, perché tantissimi poi ci hanno chiamato dopo aver letto il libro e tutti si sono immedesimati nella mia storia, ho detto come se l'avessi vissuta dal vivo, da dentro, e questo è significativo proprio sul fatto che sia scritto in un certo modo e il lettore si sia calato proprio in quel tipo di realtà. Volevamo questo noi, ecco, che tutti i sentimenti fossero trasportati dentro il libro e che il lettore ne avesse un minimo di percezione. Lei scrive molto bene, devo dire, non perché è mia moglie, ma ha una facilità di scrittura incredibile che non avrei avuto anche se uno ha il desiderio di mentalmente di farlo, però non l'avrei trascritto così come l'ha trascritto lei. E devo dire che emerge proprio questo, insomma, a me ha fatto molto piacere, lei ci ha messo veramente cuore e anima, perché poi scrivere un libro così non è mai semplicissimo, ci abbiamo messo un po' di mesi, perché poi molte cose io le ricordavo moltissimo, ma tante altre è frutto di una ricerca che abbiamo fatto in maniera anche molto meticolosa, di date, di storia, di momenti, di interviste, insomma tutto quello che c'è dentro, ci siamo arrivati anche attraverso, insomma, un po' di impegno e attraverso una ricerca abbastanza precisa. E io mi auguro, insomma, che il libro sembra funziona, va bene, piace alla gente, poi parla di una storia che è una storia, vabbè, che ci lega un po' tutti, insomma, diciamo che abbiamo un po', come dire, non solo cavalcato la mia carriera e la mia vita sportiva e non, ma anche e soprattutto quel tipo di mondiale che è rimasto nell'immaginario, il mondiale dell'82 in Spagna è rimasto davvero un po' nell'immaginario collettivo della gente, insomma, per chi l'ha vissuto e per chi... Io adesso divido sempre, quando vado nei posti, divido sempre tra quelli che c'erano e quelli che non c'erano. Alzo la mano, dico chi c'era,
E perché insomma sono passati 38 anni, quindi c'è una stragrande maggioranza di persone che oramai fa parte della schiera di qua, insomma, di quelli che non c'erano, però anche quelli che non c'erano, alla fine sanno tutto quando vengono alle conferenze, quando io vado in giro ogni tanto a parlare. Sono tutti al corrente, o perché il papà gliene ha parlato, perché adesso è facile l'accesso a internet, si va con un click e si vede, ci si legge un po' la storia di quello che è successo. Stamattina, peraltro, ho trovato i genitori di due bambini che hanno detto: ah, l'altra sera abbiamo fatto vedere ai miei figli la partita col Brasile, quella dell'82, perché Rai Sport la riproponeva in questi giorni, sta riproponendo le partite del mondiale dell'82, anche quelle del 78, si torna ancora più indietro. E quindi ho detto: venite qua, mi ha detto, così vi faccio vedere una cosa che è rimasta nella storia. Ecco, questo è successo stamattina, un episodio di stamani. E a proposito di cose rimaste nella storia, io mi permetto di farti vedere un paio di minutini di cose che forse conosci molto, ma molto bene, ma mi piacerebbe commentarle con te. Va bene. Perché sono i 6 gol fatti al Mondiale dell'82. Ed è bello, un'occasione del genere non credo che mi ricapiti mai più nella vita, e quindi ho detto, perché non vedercele insieme, partendo proprio da questo primo gol. Ti lascio la voce. Questo è il primo gol contro il Brasile, è stato il gol più importante di quel Mondiale per me, perché rappresentava proprio come dire, una specie di liberazione. Io fino a quel momento non avevo segnato. Questo è il secondo gol, che è un mio gol, diciamo, di opportunismo, di rapina. Questo, ho rubato il tempo qua a un avversario. Questo è il terzo gol. Anche qua mi sono piazzato in una posizione dove pensavo e speravo soprattutto che il pallone potesse transitare, e non ho avuto difficoltà qua a metterla dentro. Insomma, questi sono stati forse una partita storica, Italia-Brasile, per come è andata, per il risultato, per l'importanza che aveva e soprattutto per le emozioni che ha suscitato. È stata una partita davvero straordinaria. Questa invece era la semifinale, il primo gol in semifinale contro la Polonia, anche questo è un mio gol di raro opportunismo, e questo è il secondo gol contro la Polonia. C'è un cross di Conti pennellato, come non fare gol qua, su una palla incredibile. Io gli dissi che dopo la partita, a fine partita, dissi: su quel pallone c'era scritto basta spingere, gli dissi a lui. Sembrava una partita, una pratica questa da risolvere facilmente con la Polonia, ma non è stata facile perché la Polonia era una squadra ostica. Qui invece siamo già proiettati, ecco, questo è il gol. Questo è il mio gol. Questo è un mio gol per eccellenza. Se io mi devo descrivere, mi descrivo in questo gol. Cioè, in questo gol c'è tutta la mia qualità. Quindi, perché lì ho giocato di... Paolo, ci sei ancora? Paolo, non ti sentiamo più. È andato via il collegamento forse con Paolo Rossi. Stavamo vedendo insieme tutti i gol del Mondiale del 1982. Una emozione fantastica per me e credo per tutte le persone che ci stavano seguendo, perché abbiamo avuto l'opportunità di rivivere contemporaneamente. Eccoci sì. Paolo. Ci senti? Mi segui? Sì, adesso sì, molto bene. Esatto, avevo commentato, so dove mi avete sentito, fino all'ultimo gol, quello con la Germania, che rappresenta un po' le mie caratteristiche. Quel gol lì è proprio il mio gol classico, nel senso che c'era un po' tutto dentro. Gli sono partito davanti all'avversario, e quando gli parti davanti, molte volte, spesso, senza sapere se davvero la palla arrivi in quella determinata posizione, però ci parti lo stesso, perché, ripeto, 9 volte su 10 la palla non arriva lì, ma c'è una volta in cui arriva e tu devi farlo, è un movimento che devi fare. E io non avevo, come dire, come caratteristiche fisiche, non ero predominante in area di rigore. Le mie caratteristiche erano quelle della scaltrezza, di arrivare un decimo prima sulla palla dell'avversario, di avere l'intuizione soprattutto. Ero molto intuitivo e quindi, essendo intuitivo, cercavo di partire sempre prima. Non potevo far valere le mie doti fisiche di colpitore di testa, di salto, non potevo confrontarmi con avversari che erano
molto più grandi, più grossi e molto più duri di me. Ho sempre cercato di mettere in risalto quelle qualità che erano appunto quelle del movimento, della rapidità, della velocità, proprio del rubare il tempo, quel decimo di secondo che faceva la differenza. Hai scatenato le emozioni di tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, vedendo i gol e sentendo il tuo racconto. Ci hanno chiesto più persone, chiedi a Pablito che cosa ha pensato dopo il gol segnato del 3-2 al Brasile. Ci sono già tre o quattro domande che dicono solo questo, che è stata la partita del... Sì, dunque, non pensi mai che sia finita intanto, perché fin quando tu sei in campo e fin quando giochi, non pensi mai che sia la fine. La partita con il Brasile per me è stata una partita davvero unica, straordinaria, in cui non mi è mai passato per un attimo dalla testa che non potessimo non vincerla, nonostante l'andamento 1-0, 1-1, 2-1, 2 pari, poi anche sul 3-2 mio, sapevo che ci sarebbe stata una reazione forte da parte dei brasiliani, e quindi non c'è mai niente di certo, non c'è la sicurezza di niente, fin quando non finisci tu sei concentrato dentro la partita. A dire la verità, abbiamo fatto anche il quarto gol con Antonioni, che era un gol validissimo. Oggi se ci fosse il VAR sarebbe convalidato a tutti gli effetti, ma non c'era, ma fortunatamente è stato sufficiente il terzo gol mio, ed è andata così come è andata, ma abbiamo suggellato, voglio dire, la partita anche con quel gol. Nessuno può dire che non abbiamo meritato, abbiamo strameritato quella partita con occasioni, situazioni. Forse abbiamo avuto più voglia di vincere anche, abbiamo commesso meno errori del Brasile. Il Brasile era una squadra straordinaria, ma un pochino, come dire, giocava un po' leggera sotto alcune aspetti, soprattutto da un punto di vista difensivo. Quella partita credo che a loro poi abbia insegnato molto, perché giocavano un calcio... Lo stiamo riperdendo. Paolo, adesso è un momento in cui non riusciamo a prenderci. Purtroppo credo ci siano anche dei temporali in diverse zone d'Italia. Grandissimi campioni, ma l'Italia... Eccoti, ci sei. Io avevo perso, Sì, sì. Sì, dicevo che l'Italia è stata certamente più determinata, con più voglia, non lo so, più fame. In quel periodo, la partita precedente che abbiamo giocato con l'Argentina è stata quella che ci ha dato forse una consapevolezza maggiore, che ci ha restituito fiducia. E quindi abbiamo giocato la partita successiva, appunto quella col Brasile, veramente alla pari, pensando di farcela. Quando si va in campo si pensa sempre di vincere. Cioè, io non sono mai sceso in campo una volta non pensando di non vincere le partite. Cioè, cioè il calciatore di un certo livello, questa cosa la acquisisce per mentalità, ce l'hai dentro. Cioè, che tu giochi a Buenos Aires piuttosto che al Sarriá di Barcellona, piuttosto che al Bernabéu di Madrid, con chiunque, contro chiunque squadra, l'idea è sempre quella di vincere, di dimostrare che sei più bravo, più forte, è così, insomma. Questa tua ultima affermazione si lega perfettamente a una domanda che ci fa il nostro amico Terenzio Carrozzo, che chiede se c'è stato uno stadio che hai temuto più degli altri nella tua carriera. C'era qualche stadio particolarmente insidioso? No, insidioso no, semmai piacevole. Cioè, io a me gli stadi, perché poi quando si dice appunto che giocare, non so, a San Siro piuttosto che a Napoli, piuttosto, insomma, incute un certo timore. A me non ha mai fatto questo effetto lo stadio, anzi, me lo faceva per quanto ero in grado di restituire. Cioè, più era difficile, più era grande lo stadio, più c'era, come dire, il sentore che la gente ti stesse sopra il collo, insomma, e questo dava, perlomeno a me, ha sempre dato una forza maggiore. Quindi gli stadi per me non facevano differenza, se no per la bellezza, per la piacevolezza, anche per il numero delle persone, perché giocare davanti a 100.000 persone rispetto a 10.000 è chiaro che cambia un po' la situazione. Però una volta che sei in campo, queste cose le avverti meno, perché
sei sempre concentrato su quello che fai, sulla gara, sui movimenti, su quindi lo senti, ma fino a un certo punto. Io ho vissuto un po' di anni con il club, con la Juventus, soprattutto in quel periodo in cui andavamo ovunque in Europa e vincevamo tutto, vincevamo. Era la Juventus di Boniek, di Platini, di Zoff, Tardelli, Cabrini, Rossi, insomma, avevamo una squadra, avevamo 6-7 nazionali, Gentile, Sirea, Gentile. E dove andavamo e dove ci sentivamo a casa, non ci sentivamo mai fuori. Ecco, ripeto, cambia la piacevolezza e la bellezza di uno stadio. Giocare al Bernabéu di Madrid è senz'altro una sensazione molto bella, però a me non ha mai messo timore né terrore, insomma, ecco, gli stadi erano così, insomma, dove si gioca, si va e si va per vincere, insomma. Hai accennato al discorso Juventus, ai tanti trofei che hai vinto con la maglia Sì. bianconera. Credo, da quello che ho letto anche nel libro, che sia stata molto importante la Juventus nel periodo più difficile della tua carriera, nel momento in cui, dopo la squalifica, c'è stato il Sì. Trapattoni, c'è stato Berzot, c'è stata la Sì. Juventus che ti ha dato la possibilità di arrivare al Mondiale in una forma accettabile. Non c'è dubbio che è così, esattamente, bravo. Sì, io ho perso 2 anni di carriera in maniera incredibile, in una storia davvero che ha dell'incredibile, in un episodio di 60 secondi in cui ho avuto un contatto. Insomma, adesso raccontarla tutta sarebbe un po' complicato, ma la Juventus mi ha dato in quel periodo la possibilità di tornare a giocare con la Juve, soprattutto un anno prima della che finisse la squalifica, quindi tornare ad allenarmi con loro, con Trapattoni, insomma ci sono delle figure importanti nella mia carriera che hanno inciso. Poi la Juventus fa parte un po' della mia storia perché ho fatto 3 anni del settore giovanile, dai 16 ai 19 anni, quindi insomma è una delle società cui faccio riferimento, ovviamente da un punto di vista, come dire, anche sentimentale. Poi c'ho Vicenza, perché Vicenza è un'altra tappa importante, perché è stata, possiamo dire, forse la prima tappa professionistica mia che mi ha cambiato davvero, mi ha cambiato ruolo oltretutto, perché Gibi Fabbri, che è stato il mio allenatore a Vicenza, mi ha cambiato ruolo da tornante in centravanti. Poi ho trovato un ambiente straordinario. Quindi sono due le società in particolare, e dico Vicenza per l'affetto, per l'amore che nutro nei confronti di questa società, e Juventus perché ci ho passato fra settore giovanile e professionismo 7 anni, e lì poi insomma sono riuscito poi a ottenere i risultati più importanti anche da un punto di vista della carriera. E poi ci sono delle figure ovviamente che hanno inciso molto anche. Anche Bearzot è stato un allenatore, se dovessi fare un nome. Gibi Fabbri e Bearzot sono stati due allenatori che che hanno inciso di più, molto diversi fra loro. Gibi Fabbri era un allenatore di vecchio stampo, bravo, era un po' un padre di famiglia, era uno che insegnava calcio, era uno che, diciamo, che ha anticipato moltissimo il calcio moderno di oggi, perché era uno che amava il bercaccio, i difensori volevano che partecipassero al gioco, alla manovra, in quel periodo là in cui i difensori facevano i difensori, lo stopper faceva lo stopper, e non erano giocatori che erano abituati a impostare, a giocare. Invece con lui, devo dire, nasce il primo calcio in cui anche il calcio doveva partire con la costruzione del gioco da dietro, mentalmente. Invece Bearzot era molto diverso, era diciamo un po' più burbero, un po' più duro, era uno che ti lisciava un po', ma poi insomma era uno bastone e carota, nel senso che quando te le doveva dire te le diceva, non ti faceva molti complimenti, però ti difendeva sempre. Era un allenatore che prima difendeva i suoi uomini, i suoi calciatori, e poi difendeva se stesso. Non metteva mai, prima metteva sempre davanti lui per rispetto a noi, e questo ci ha legati molto, ha legato molto un ambiente, cioè quando si parla di gruppo, di gruppi, di stare insieme, ecco, lui ha cementato con questo suo modo di fare proprio tutto l'ambiente, tutta la nazionale, e voleva sostanzialmente che tutti remassero nella stessa direzione, perché se c'era qualcuno che remava contro, questo poteva creargli dei problemi, e lui spesso non ha convocato giocatori che avrebbero forse meritato da un punto di vista tecnico di entrare dentro, ma che non avevano poi
i requisiti morali per stare dentro una comunità che avrebbero creato qualche problema, e lui non li convocava perché pensava proprio che il gruppo fosse la base più importante, perché cioè stiamo andando tutti nella stessa direzione, facciamolo tutti insieme, difendiamoci e lottiamo tutti insieme, ma non ci deve essere nessuno al di fuori che suona fuori dal coro, insomma. E in questo senso è stato unico lui, insomma, ed è vero che gran parte del merito di quel mondiale va attribuito anche a lui, insomma, perché è lui che ha costruito quella nazionale con pazienza, che era una nazionale, diciamo, che arrivava da 4 anni prima, perché la costruzione era partita da Argentina 78, e nel, diciamo che nel 78 c'è stata la semina e nell'82 la raccolta. Questo è un po' la sintesi. Tra l'altro, ecco, io faccio una piccola parentesi, perché all'interno del libro, e lo voglio ricordare ancora, Quanto dura un attimo, di Paolo Rossi e Federica Cappelletti, Mondadori editore, c'è una parte da brividi, da veramente da pelle d'oca, in cui racconti l'incontro, l'ultimo incontro che hai fatto con, sì, con Berzot. Berzot, sì. È stato davvero emozionante per me, perché era un po' di tempo che non riuscivamo, ci sentivamo ogni tanto, però era un po' di tempo che non riusciva a vederlo. Lui non stava già bene, aveva avuto un po' di problemi fisici, e io ero in montagna nelle sue parti, lui aveva una casa ad Auronzo, e allora quando l'ho chiamato mi ha detto: ma io sono qua vicino. Dice: ah, ragazzo, vieni a trovarmi. E siamo andati a trovarli, c'era mia moglie che era incinta, e insomma lei l'ha conosciuto, gli faceva piacere conoscerla, Federica. E siamo stati un'ora insieme, ci siamo raccontati un po' di cose, c'è la sua moglie, c'è la sua figlia, è stato abbastanza bello e toccante per me, insomma, poter rivivere certe cose, poi con quel tipo di affetto che aveva lui, insomma, con quel suo modo di raccontare le cose, e poi sapevo che quando ci ha lasciati fuori e ci è venuto a salutarci, sapevo che forse quello sarebbe stato il nostro ultimo incontro, insomma è stato abbastanza toccante. Per me è un punto di riferimento importante, perché sono una persona a cui ho voluto tanto bene, ma non solo perché è una persona che ho stimato tanto, anche da un punto di vista proprio umano. Era una persona molto colta, con lui si poteva parlare di tante cose, a lui piaceva la storia, piaceva l'arte, i quadri, si parlava un po' di tutto, era un uomo sotto questo aspetto molto colto, molto piacevole, e lo è stato così, insomma, e tutti noi abbiamo un ricordo bellissimo di lui, perché lui indistintamente ha voluto bene a tutti, non ha mai fatto, credo, preferenze per uno, non andava per simpatie, era uno che trattava tutti nella stessa maniera e ha voluto bene a tutti, davvero, senza preclusioni, senza pensare che uno gli fosse più simpatico di un altro. All'interno delle chiacchierate che abbiamo fatto in questi mesi di quarantena, ho avuto l'opportunità anche di fare un'intervista a Darwin Pastorin, che ha scritto un libro su Gaetano Scirea. Sì, Darwin, e volevo anche da parte tua un ricordo di questo campione, gentiluomo immenso. Ma dunque, Gaetano, parlare di Gaetano è facilissimo, perché è semplice, nel senso che sembra quasi che si racconti una cosa scontata, no? Perché lui era un ragazzo straordinario, era un buonissimo ragazzo, aveva un carattere veramente docile, era un carattere con cui non si poteva non andare d'accordo, da un punto di vista caratteriale, era come giocatore, è stato un grandissimo campione, non un grande, un grandissimo. Io ogni tanto vado a rivedermi qualche partita, se avete l'occasione, voi da casa andate a rivedere qualche partita anche del Mondiale dell'82 e vi rendete conto di come giocava Gaetano Scirea. Scirea era un giocatore, intanto nasce centrocampista lui, quando era all'Atalanta, nei ragazzi era un centrocampista, quindi dai piedi buoni. Poi dopo, non mi ricordo quale allenatore lo ha fatto giocare libero da dietro, sempre dell'Atalanta, si era Tittarota, non mi ricordo più. E quindi era un giocatore che con la palla fra i piedi sapeva fare un po' tutto, cioè da un punto di vista tecnico era veramente bravissimo, era uno che, ecco, quello era uno che, da cui partivano tutte le azioni, a cui partecipava il gioco, era uno che aveva una visione di gioco incredibile, e poi
pur essendo un difensore in quel ruolo ha avuto una carriera limpidissima, con pochissime ammonizioni, non so se non sia mai stato espulso o meno. Mai espulso, esatto. Ecco, sotto l'aspetto comportamentale, questo la dice lunga, insomma, non, veramente dotato di una classe immensa, ma come giocatore è stato grande. Come uomo, ripeto, è un ragazzo a cui non si poteva non volere bene, è un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto, poi era anche molto piacevole, scherzava molto con noi, insomma, io credo che lui rappresenti davvero un modello comportamentale, anche se vogliamo, cioè i ragazzi devono andare a vederlo, cioè devono andare a rivederlo giocare, devono andare a vedere le interviste, devono capire che cosa è stato lui e cosa ha rappresentato. E quindi dico, tutti questi elogi che vengono fatti delle volte sembra quasi retorica, no Fabio? Ma in realtà lui è stato questo, un grande ragazzo dalla personalità, molto umano, bravissimo e un grandissimo calciatore. Paolo, ho aperto il vaso di Pandora, qui adesso chiedono tutti i commenti anche sui grandi calciatori con cui ha giocato. C'è Fiore Di Feo che dice, tecnicamente e tatticamente, cosa significa avere alle spalle uno come Platini? Platini è stato, negli anni in cui ho giocato alla Juve, è stato forse il giocatore più forte al mondo. Ha fatto tre anni, equivalente per tre anni a classifica, non è, sapeva far tutto. Era un giocatore che aveva un calcio straordinario. Aveva una forza, una potenza, una precisione e poi era uno che aveva gli occhi dietro anche, cioè era un giocatore che già prima che arrivasse la palla sapeva già cosa fare, e un giocatore di testa mentale ma anche dotato di grandi doti fisiche e tecniche e senza dubbio è stato uno fra i più grandi giocatori, ha giocato nel periodo fra l'altro in cui c'erano Zico e Maradona anche in quel periodo, cioè Platini, Zico e Maradona, stiamo parlando di forse i tre più grandi giocatori di quell'epoca che hanno caratterizzato un decennio, non c'è dubbio, pur con doti diverse, con caratteristiche diverse, ma davvero loro sono stati, Platini è stato, io l'ho visto nel periodo migliore, e giocava con una facilità incredibile, cioè aveva questo calcio, come gli partiva la palla, faceva fare 60 metri te la metteva sul piede con una facilità incredibile, insomma, un giocatore molto, molto furbo anche, fra l'altro, molto intelligente, astuto, è un giocatore, sì, devo dire intelligente. Tra l'altro, la tua modestia ti ha fatto parlare della classifica cannonieri vinte da Platini e non delle tue classifiche cannoniere, una in A e una in B. Credo che anche queste valga la pena un racconto. Sì, le ho vinte tutte e due con la Nerossi Vicenza, e la prima in B inaspettavo, ho fatto 21 gol, e all'epoca fare 21 gol in Serie B non è facile, meno ancora farne 24 in A su 30 partite l'anno successivo, quando le marcature erano marcature a uomo, asfissianti, erano due, cioè noi abbiamo fatto attaccanti di quell'epoca, abbiamo fatto vita dura. Oggi gli attaccanti sono più tutelati, sì, giustamente, per fortuna dico io, perché oggi ci sono più telecamere, si vede, gli arbitri sono più attenti prima di fare falli, in un certo modo ci pensano tante volte, poi c'è una marcatura un pochino più diciamo che compromette meno, insomma ti danno un pochino più il tempo di ricevere palla, e noi con gli avversari dietro, con gli stopper che avevamo, che erano gli stopper allora che ti seguivano dappertutto, era veramente vita dura, vita difficile, quindi quando un attaccante faceva 15 gol in campionato erano tanti gol, era difficile, insomma oggi è un pochettino, non dico che sia più semplice in assoluto, però la vita dell'attaccante oggi è, insomma, è un pochino diversa dalla nostra, insomma se la gode un po' di più. Oggi è cambiato, forse il calcio si è velocizzato un po', cioè, perché le squadre giocano più vicine, quindi c'è un po' meno tempo per ragionare, ecco, viene premiata più un po' la velocità, anche oggi i giocatori che non sono un po' rapidi, anche in mezzo al campo fanno un po' difficoltà, cioè se sei lento, soprattutto in mezzo al campo, oggi fai fatica, insomma. Ma tu quella rapidità di pensiero e di gambe l'hai sempre avuta e l'hai dimostrata
tutti i gol che hai fatto nella tua carriera, con tutte le maglie con cui hai giocato e in tutte le coppe. Io volevo ricordare, tra i gol decisivi oltre a quello del Mondiale, anche un gol in Coppa Coppe segnato in semifinale contro il Manchester United e non squadra qualsiasi, al 45esimo minuto di gioco, gol decisivo, 1-1 là e 2-1. Sì, sono state due partite incredibili perché in quegli anni si giocava andata e ritorno, cioè anche la Champions League, la Coppa Campioni o la Coppa delle Coppe, si giocava andata e ritorno, non c'erano gironi e quindi erano sempre decisive le partite, non c'era una partita in cui potevi dire no, oggi posso anche perdere e rimango prima del girone, mi rilasso, faccio no, erano tutti scontri importanti, poi contro il Manchester United è stata una partita incredibile, era stato un avversario difficilissimo, sì, me lo ricordo bene, quel gol è stato gli ultimi, veramente, gli ultimi secondi di una partita che ha inciso notevolmente, insomma è stato fortunatamente importante, e anche quello è stato il mio gol di intuizione, di rapidità. Sono andato su una palla che sembrava morta. Non mi ricordo se aveva calciato Scirea quel pallone, appunto, e era rimbalzato poi su un calciatore. Io ne ho approfittato perché sono balzato in un decimo di secondo sulla palla e l'ho scaraventata dentro. So che non è facile, ma per fare i tuoi gol serve un qualcuno che sappia dove mandarti il pallone, mettiamola così. Chi è che nella tua carriera è stato il tuo assist man, preferito? C'è stato un calciatore con cui a occhi No, chiusi? ne ho avuto un paio, uno in particolare che era Giancarlo Salvi con cui ho giocato a Vicenza, era un giocatore che anche lui aveva cambiato ruolo, aveva giocato 17 anni nella Sampdoria e lui quando è arrivato a Vicenza, siamo arrivati nello stesso periodo. Era un centrocampista, un giocatore, e lui in particolar modo aveva queste caratteristiche, era bravissimo nel gestire la palla e soprattutto dare la palla nel momento opportuno, giusto? Sapeva sempre dove cercarmi, dove trovarmi, quali erano i passaggi che lui doveva fare perché mi mettesse nella condizione di. Lui è stato bravissimo. Poi c'è stato un altro che sempre con Vicenza, che si chiama Cerilli. Cerilli, anche lui arrivava dall'Inter, aveva giocato all'Inter, era un mancino, anche lui aveva un bel piede, davvero, cioè, in qualche modo era un assist man, anche lui, Franco. Però in particolar modo Giancarlo, aveva proprio queste caratteristiche. Giancarlo Salvi è stato forse il giocatore che ho avuto accanto, che è stato per me il giocatore che era forse più in grado di tanti altri, perché era proprio come se fosse stato al mio servizio, insomma, Sì. ecco, lui mi trovava e io mi facevo trovare. E invece chiede Francesco D'Agostino, c'è qualche giocatore con cui avresti voluto giocare, ma non si è mai creata l'occasione? Ma con molti, naturalmente, anche con giocatori attaccanti nostri italiani, col quale non abbiamo avuto la fortuna di trovarci insieme, non so, che abbiamo condiviso lo stesso periodo, non so, con Altobelli, che è stato un grande campione, anche un grande attaccante, ma non ci siamo. Abbiamo giocato in nazionale qualche Sì. volta insieme, ma non nei Sì. club, insomma. Altri calciatori, no, io sono felice della carriera che ho fatto, dove ho giocato, dei giocatori con cui, anche perché ho avuto i giocatori italiani che hanno giocato a fianco a me, forse più importanti alla Juventus, per i quali nutro un affetto davvero particolare per loro e per tutti i mondiali dell'82, perché siamo legati a un doppio filo, insomma, perché abbiamo passato un periodo straordinario insieme, ma e poi tanti altri calciatori, sia voglia, con quale avrei voluto giocare, insomma, anche io con Maradona, con Zico, con i grandi campioni ci avrei giocato volentieri, insomma. Mi è capitato di giocarci spesso contro Maradona, per esempio, ci ho giocato 5-6 volte, non ho mai perso una volta, perché in nazionale abbiamo vinto una volta a Buenos Aires in una partita giocata contro il resto del mondo, contro l'Argentina. Abbiamo pareggiato a Roma 2-2, ho fatto un gol bellissimo, fra l'altro. Abbiamo vinto ai mondiali del
dell'82, dell'82. sì, col Napoli, insomma, gli scontri che ho avuto casualmente, insomma, ecco, per cui non ho mai avuto una sconfitta, però è stata casuale, devo dire, perché Maradona è stato un giocatore straordinario, ha passato anni davvero incredibili, era uno che sembrava fosse nato per giocare a calcio, perché aveva la facilità di fare le cose, anche le più difficili, in 1 metro quadrato, il giocatore si difendeva bene, c'era sto tocco di palla, sta cosa, insomma, però è stato un grande, insomma. Chiuderei, visto che abbiamo fatto come promesso la nostra mezz'ora, che è, diciamo, abbiamo fatto anche i tempi supplementari, mettiamola così, nella nostra chiacchierata. Però volevo chiudere, visto che il filo rosso della nostra chiacchierata è stata la bellezza del gruppo, il piacere di stare con delle persone, raggiungere i risultati all'interno di una carriera bella e importante come la tua, chiedendoti quelli che sono stati gli amici veri che sei riuscito a trovare nel mondo del pallone, con chi hai condiviso queste grandi vittorie della tua carriera. Non so, a me viene in mente Cabrini, Tardelli, però me li devi dire tu, logicamente, perché sei tu quali sono. Sono questi. Dunque, con Marco Tardelli siamo proprio amici, con Antonio Cabrini uguale, perché abbiamo giocato molti anni insieme, abbiamo fatto un percorso nazionale, un decennio praticamente nazionale insieme. E poi, insomma, arriva Juventus insieme anche per tanti anni. Quindi devo dire che loro due sono i due con i quali, insomma, abbiamo legato di più, ci siamo trovati spesso, ci troviamo ancora oggi, ci vediamo. E quindi in particolare loro due, poi tutti gli altri, però è come anche se non ci vediamo per un anno, 2 anni, è un qualcosa nel momento in cui ci ritroviamo, è come se ci fossimo lasciati ieri. Ecco, questo è per raccontarvi, dirvi quanto sia forte questo legame. E quanto ci sia questo senso di amicizia proprio. Ed è un'amicizia spontanea che è nata proprio da tanti anni di rapporti e di anni vissuti insieme, insomma. E poi anche tutta la mia squadra, i miei ex del Vicenza sono straordinari. Ogni tanto ci troviamo, li rivedo un po' raramente, però tutti quanti, appunto da Cerilli, Filippi, Faroppa, Galli, Leli, ce ne sono tantissimi che riesco fortunatamente a vedere e insomma con cui abbiamo la fortuna e ho la fortuna ogni tanto di raccontarci ancora qualcosa, insomma, ecco. E immagino Cos'è? anche di festeggiare questo Vicenza in Serie B. Beh, dunque, tu lo sai che io sono nel consiglio di amministrazione del Vicenza, sono un dirigente oggi e quindi al 100% ho vissuto questa stagione con trepidazione. Insomma, abbiamo fatto un'annata straordinaria. La società, devo dire, che ha fatto delle cose importanti, investimenti, e quindi devo dire che una promozione in B meritata. Il Vicenza torna in una categoria che gli è più consona, ma non è finita qua, perché naturalmente non ci fermiamo qua, abbiamo ambizioni. Vicenza è una piazza importante. Pensate che abbiamo quasi 8.000 abbonati noi in Serie C a Vicenza, è una piazza Fantastico. che è fantastica, sì. Ha una storia, una tradizione, c'è una passione poi per il calcio che è unica. E io dico, sono stato fortunato perché sono rientrato in un momento in cui la famiglia Rosso ha ripreso la società, Renzo Rosso, che è il proprietario della Diesel, eccetera, eccetera, ha fatto le cose veramente come dovevano essere fatte, quindi ha costruito un modello, se vogliamo, nell'arco di un anno e mezzo, 2 anni di società che tutti adesso davvero ci invidiano, perché è una società sana, vera, una società con propositi, con ambizioni, e quindi sono particolarmente felice. Grazie che tu mi abbia fatto questa domanda, perché insomma io sai che a Vicenza c'ho il Eh cuore. sì. Eh sì. E io portandoti i saluti e i complimenti di tutti i nostri amici, Anthony Pontolillo, Gioachino Bellomo, Francesco D'Agostino, Ivan Imbrosciano, Fiore Di Feo, e tutti gli altri che non posso citare, chiudo ricordando che abbiamo presentato il libro Quanto dura un attimo di Paolo Rossi e Federica Cappelletti, edito da Mondadori.
Sopra il nostro video troverete il link di Amazon in cui potete andare a avere tutte le informazioni che vi servono per sapere altre notizie sul libro e per comprarlo. E io voglio rispondere al titolo del tuo libro, Quanto dura un attimo, e ti dico che per persone come te dura un'eternità per le emozioni che ci hai fatto vivere. Grazie, grazie. Paolo Rossi. Grazie, vi abbraccio tutti. A presto. Ciao, buona presto. Serata, grazie, ciao. A presto. Ciao, ciao a tutti.